Due gravi incidenti sul lavoro nell'arco di pochi minuti all'interno della Chimet, azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti e recupero ed affinazione di metalli preziosi. Quattro gli operai finiti in ospedale. È successo questa mattina a Badia Alpino, Valdichiana, Aretina. Tre operai di una ditta appaltatrice sono rimasti ustionati durante il turno di lavoro a seguito di una fuoriuscita di carbone attivo da un alto forno. I tre feriti si sono presentati con mezzi propri al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Due sono più gravi, un 39enne di Arezzo e un 35enne perugino, perché hanno respirato le polveri ad alta temperatura mentre aprivano il forno. Sono stati sottoposti a broncoscopia ed intubazione. L'equipe del dottor Marco Ferri ha provveduto anche al lavaggio dei polmoni dalle scorie. Il pericolo maggiore è infatti rappresentato dall'inalazione delle polveri. Al momento sono sotto strettissima osservazione, hanno riportato inoltre anche ustioni a dorso, torace e volto. Il terzo, un 52enne aretino, è stato trasferito al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, ha riportato ustioni al volto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i tecnici dell'ARPAT e della sicurezza sul lavoro dell'ASLA. Pochi minuti prima all'interno della stessa azienda si è verificato un altro incidente, un operaio 35enne è stato colpito da un condizionatore di 30 kg che si è staccato dalla parete sulla quale era stato fissato a 2 metri di altezza. In questo caso sono stati allertati i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. L'uomo ha riportato un trauma cranico non commottivo con una ferita lacero-contusa, un trauma al braccio destro e la rottura di alcuni denti. Si chiude così una delle giornate più nere per la storica azienda di Badia Alpino.